rischia di avere per anni un cantiere inutile alle porte di questa città, una città che ospita istituti scolastici, che ospita un ospedale e che già in questi giorni ha avuto un piccolo assaggio di quello che significherà avere dei lavori così impattanti sul territorio, che vengono tra l'altro portati avanti con una simile militarizzazione. Dannoso e pericoloso per il territorio e per la popolazione del territorio stesso, ma siamo soprattutto qui oggi per protestare contro quanto è avvenuto qualche giorno fa, nella notte tra domenica e lunedì, quando il terreno su cui era posizionato il presidio NOTAP di San Giuliano è stato sgomberato in modo violento e soprattutto in modo illecito dalla polizia. Fino a quando non finiranno le ultime convocazioni che sono previste per martedì comunicare ai proprietari di quel terreno, 1054 proprietari, che il terreno verrà tolto ai proprietari, verrà preso da Telt, fino a quel momento i proprietari sono proprietari legittimi di quel terreno, quindi la polizia ha commesso un illecito in un paese che si dice democratico.